minare Bitcoin utilizzando però lo staking. Per molti potrebbe essere una bestemmia, perché come sapete bene Bitcoin non può essere minato con lo staking, perché è proof of work e quindi non proof of stake, a differenza di Ethereum, ragazzi, che è passato dalla proof of work alla proof of stake. Però questo è quello che mira a fare questo progetto, di cui parleremo in questo video, una nuova crypto presale che si chiama Bitcoin Minetrix, che dà appunto la possibilità, ragazzi, di acquistare il loro token, sostanzialmente metterlo in staking e minare Bitcoin. Come avete visto, ogni settimana sto cercando di portare una nuova presale. Queste che sto portando ultimamente, ragazzi, sono delle crypto presale un po' più degen, quelle che piacciono a noi, molto molto più rischiose, ma che in qualche caso potrebbero dare delle belle belle soddisfazioni. Ovviamente, ragazzi, porterò anche altre tipologie di presale, quindi per non perdervele, come sempre, iscrivetevi al canale. Ciao amico criptomane, benvenuto in questo nuovo video. Se non mi conosci, io sono Salvatore. Prima di iniziare però, like al video per supportarmi, se apprezzi i miei contenuti, e ragazzi, un'altra cosa importante, commentate sempre il video. Adesso però iniziamo. Questo è il progetto di cui parleremo oggi, Bitcoin Minetrix, che dà la possibilità di acquistare il token in presale e avere la possibilità, il token, ragazzi, si chiama BTCMTX, appunto Bitcoin Minetrix, che dà la possibilità di fare staking, quindi chi acquisterà il token potrà fare staking e iniziare a minare Bitcoin, così da fondere il solito mining di Bitcoin associandolo a quello dello staking, un po' appunto come è possibile fare sostanzialmente con Ethereum, cosa che come sapete bene non può essere fatta con Bitcoin. Ovviamente, ragazzi, questa sarà una piattaforma di cloud mining, quindi sarà possibile noleggiare sostanzialmente le cosiddette macchine. Il tutto però verrà semplificato acquistando semplicemente il token e mettendolo in staking, quindi non bisognerà andare a comprare la macchina, noleggiarla e fare ovviamente ripetute azioni. Basterà semplicemente acquistare il token e in base alla quantità di token la potenza di hash rate, quindi l'hash rate, la potenza di mining, aumenterà. Ci sarà, o meglio, c'è una piattaforma, basterà sostanzialmente, ragazzi, collegare il wallet, uscirà una piattaforma che adesso vi faccio vedere, che è questa qua, nel quale sarà possibile vedere il balance dei token, l'hash rate, quindi la potenza di mining, e i bitcoin che sostanzialmente si stanno minando, quindi quello che si sta guadagnando. La presale attualmente aperta, hanno raccolto 670.000 dollari di 3 milioni, che è il primo obiettivo che vorranno raggiungere, un obiettivo che arriverà a 15 milioni, ragazzi, potrebbe arrivare a 15 milioni, e sostanzialmente possono essere acquistati con Ethereum, USDT, con carta oppure con i BNB. Basterà collegare il wallet, il solito wallet MetaMask, e procedere all'acquisto dei token BTCMTX. Una volta acquistati i token potranno essere messi in staking. L'unico utilizzo, ragazzi, di questo token è proprio quello di avere questi token, questi crediti, per avere una potenza di calcolo e minare Bitcoin. Quindi l'utilizzo del token BTCMTX sarà quello appunto dello staking per ricevere potenza di calcolo, quindi un hash rate maggiore per minare sostanzialmente. E se volete ricevere 15 USDT totalmente prelevabili per partecipare alla presale, vi basterà iscrivervi a ZoomX dal link che trovate in descrizione. Sta regalando 15 dollari a chiunque, ragazzi, si iscrive da questo link, fa un deposito di 50 USDT, fa un trade in leva 10, apre il trade, chiude il trade e riceverà entro la fine del mese di ottobre 15 USDT totalmente prelevabili, quindi non bonus, ragazzi, ma 15 USDT veri che potrete utilizzare come volete. Vediamo brevemente le grandi differenze tra Bitcoin Minetrix e le altre piattaforme di cloud mining. Non c'è nessun costo di entry, o meglio, ragazzi, può essere anche basso, potete decidere anche di acquistare 10 dollari in presale, mentre per altre piattaforme, ad esempio, bisogna noleggiare una macchina con 60, 100, 500 dollari, quindi ovviamente il costo può essere differente. Poi, sicurezza e affidabilità, qua fa riferimento al fatto che i token che si acquistano, ragazzi, possono essere poi degli utenti, quindi non c'è appunto il noleggio di una macchina, ma il noleggio sostanzialmente dei token che possono essere poi claimati e venduti. Cioè significa che voi quando avete acquistato in presale e mettete ovviamente il staking, dopo il periodo di lock, che sarà appunto variabile, possiamo già vederlo qua, poi potete decidere di andare a vendere i vostri token. Quindi se decidete di impegnare per una settimana i vostri token, dopo una settimana siete liberi di venderli. Mentre invece, a differenza dei noleggi delle altre macchine, che magari prevedono dei tempi fissi di 3, 6 mesi, un anno,
nel quale poi non potete fare assolutamente nulla. Poi parla del rischio, nel quale non c'è rimborso, non c'è niente per quanto riguarda le piattaforme di cloud mining, dipende sempre dalla piattaforma, mentre nel caso di Bitcoin Matrix è possibile fare il claim e la vendita di token che sono appunto in possesso dell'utente. Una cosa importante che non vi ho detto, quando andate ad acquistare il token BTC MTX potete metterlo in staking e generare già un reddito passivo che verrà appunto dallo staking, non dal mining. Questi token, ragazzi, danno diritto a dei crediti, crediti che potranno essere bruciati per ottenere ovviamente una potenza di calcolo più alta. Infatti, se vediamo nella piattaforma, c'è la funzione burn. Il burn dei crediti darà appunto la possibilità di aumentare l'hash rate. I crediti, ragazzi, non possono essere scambiati sul mercato. I crediti non sono appunto i token BTC MTX, ma saranno soltanto disponibili per essere bruciati e avere una potenza di calcolo più alta. Appunto, servirà per il mining. A differenza del token BTC MTX che sarà disponibile allo staking e ovviamente molto probabilmente anche al listing sugli exchange, quindi allo scambio. E questo è il motivo per cui sarà possibile poi fare il claim e vendere i propri token. Se invece si deciderà di andare a minare Bitcoin, si prenderanno i crediti, ovviamente grazie allo staking, che potranno essere bruciati e aumentare di conseguenza la potenza di calcolo e minare più Bitcoin. Ci tengo a precisare un'altra cosa importantissima: se partecipate alla presale, ragazzi, ovviamente sappiate che la funzione stake to mining, quindi quella per iniziare a fare mining mettendo staking i token, ancora non è disponibile. Questa funzione verrà sviluppata, inizieranno a svilupparla non appena appunto finirà la presale, presale che serve a raccogliere i fondi per finanziare questo progetto. Nella maggior parte dei casi, ovviamente, ragazzi, i progetti sono in fase di sviluppo, raccolgono fondi proprio per sviluppare un progetto. Progetto che attualmente è stato iniziato, ma che ancora non è stato sviluppato. Quindi ci tengo a precisare questa cosa molto molto importante. Attualmente il prezzo di un BTC MTX, ragazzi, è di un centesimo di dollaro, di una supply totale di 4 miliardi di token. Adesso andiamo a vedere la tokenomics. Mirano a raccogliere 15 milioni, attualmente sono a poco più di 700 mila dollari. Qui in basso troviamo la supply, questa è la roadmap, eccola qua. 42% al mining di Bitcoin, 35% per il marketing, una grossa fetta, 15% alla community e 7,5% dedicata allo staking. Mentre la roadmap è questa qua, prevista. Attualmente c'è la presale, poi ci sarà la fase 2 che è lo sviluppo, terminata la presale. Il lancio della piattaforma stake to mine, nel quale sarà possibile fare staking, ricevere crediti e iniziare a minare Bitcoin, e poi c'è la fase di marketing sostanzialmente che dovrebbe dare vita, diciamo, all'hype intorno al progetto, quindi al cosiddetto pump, ovviamente, ragazzi, che non è assolutamente assicurato. In alto trovate i vari social, Twitter, Telegram e Discord del progetto. E poi, ragazzi, questa è una società registrata in Georgia, qua troviamo i dati. E poi c'è anche un airdrop sostanzialmente gratuito a cui potete partecipare andando a visitare il sito, inserendo i dati, seguendoli su Twitter. C'è la possibilità di vincere un airdrop di 30.000 dollari in Mindrop. Ovviamente, ragazzi, sul sito trovate il white paper che dovete assolutamente leggere. Fate come sempre le vostre ricerche prima di fare un qualsiasi acquisto e ricordate che questi non sono assolutamente consigli finanziari e che potreste perdere i vostri soldi. Fammi sapere se hai già partecipato a questa o qualche altra presale in questo periodo, se conosci qualche presale interessante che magari approfondirò qua sul canale. Come sempre, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, like al video per supportarmi, commenta e io ti aspetto al prossimo video.